anche quello. Cos'è successo qui? Questo apparecchio è estremamente sensibile, le particelle su micrometri che del fumo di sigaretta si vedono subito. Qui abbiamo alcuni fumatori vicino e ogni tanto arriva qualche folata e vediamo subito che l'analizzatore si mette a rilevare queste concentrazioni aumentate. Di polveri su micrometri. Ecco, adesso faremo un esperimento che quello che abbiamo fatto prima era un esperimento a pieni polmoni, quindi inspirando a polmone totale e poi restituendo tutto il respiro fatto. Invece in questo caso faremo in modo di fare una respirazione quasi corrente, cioè con dei respiri lenti, saranno di tipo yoga per permetterci di vedere l'evoluzione e quanto le particelle si trattengono anche respirando quasi normale. Mentre Ario farà da esecutore, io vi spiegherò e seguiremo insieme quello che sta succedendo. Perché abbiamo una signora, purtroppo abbiamo una signora vicino e vediamo che il momento delle poveri è molto, in questo momento molto disturbato a causa dei refoli di fumo che ci stanno arrivando. Vediamo se riusciamo comunque a farlo. Siamo fatto sotto vento, devo dire, non è la posizione migliore, ma proviamo comunque Ario, vediamo di fare qualche. Allora io adesso faccio un piccolo esercizio. Quindi inspirerò per circa 10 secondi e poi espirerò per 10-15 secondi e sullo schermo vedremo cosa succede alle concentrazioni. Vi sto indicando questo grafico, l'andamento in questo caso delle polveri che sono nell'ambiente, vedrete che Ario è staccato dal boccaglio e l'apparecchio sta ancora misurando l'aria che sta arrivando, quindi la concentrazione di polveri, compreso questo refolo di fumo, ma purtroppo io direi che dobbiamo aspettare che la signora smetta di fumare, altrimenti non ce la facciamo. Comunque vediamo se riusciamo in questo momento, ecco Ario si è attaccato e sta espirando. Ecco, adesso sta espirando. Espirazione, adesso inspirerà piano piano e come si fa quando si fa un esercizio yoga e insomma questo è tutto, hai fatto tutto il polmone? Sì. E non hai fatto yoga? Sì, no, non proprio. Non era yoga? Non era. No, perché lo yoga era... ma devi aspettare. Test, che è un test che stiamo... Dobbiamo aspettare che si... Confermo che la folata di fumo coincide con l'aumento del grafico. Ecco. Io direi e che anche forse... con la puzza che senti col naso. Sì. Ecco, adesso dovremmo trovarci in situazioni migliori. Questo per dimostrare la sensibilità di questa apparecchiatura. C'è la penna che riflette quando la avvicini, forse non qualcosa serve. Di più opaco. Ok, adesso faccio... Allora, ecco, adesso faremo l'esperimento a respirazione continua molto lenta. Respirazione controllata lenta. 10 secondi in e 10 secondi out. In questo momento abbiamo l'andamento del background cosiddetto del fondo, lo strumento sta aspirando aria ambiente e... questo è un altro folato di altro fumo che ci è arrivato. Comunque siamo arrivati di nuovo a 10 alla quarta. 10 alla quarta, ecco. E ma forse perché è aumentato il traffico nel frattempo. Ci sono dei refoli che si vedono subito. Ecco, adesso cominciamo a vedere l'andamento, cosa succede quando si attacca l'operatore al boccaglio. In questo momento cosa sta facendo? Sta espirando l'aria che era presente nei polmoni in modo continuo, senza svuotare tutto il polmone, però adesso ci sarà una fase inspiratoria dal naso, vedete che si è fermato, si è ritornato al normale, adesso ci sarà una fase espiratoria, perché dopo la espirazione ci sarà, ecco, dopo qui ecco, c'è la fase espiratoria che ci troviamo
a rivedere in modo molto simile a quella precedente. Adesso ci sarà la fase inspiratoria, in questo momento l'apparecchio riesce a prendere ancora l'aria del background, segue un'altra inspirazione in cui l'aria che l'apparecchio riceve è quella ripulita, vedete, sempre con sempre meno polveri rispetto all'iniziale. Dopodiché di nuovo ci sarà una fase inspiratoria in cui si stacca l'operatore e riceve di nuovo l'apparecchio, l'aria ambiente, e di nuovo riceverà tra poco l'aria espirata. Ecco, quindi questo è molto chiaro, capire come l'aria